Circa 1000 persone vaccinate nell'Open Day nel Vallo di Diano dedicato ai vaccini. All'iniziativa portata avanti dall'ASL di Salerno hanno risposto presente tutti i punti vaccinali del comprensorio valdenese. A Polla circa 350 i vaccini agli over 60, vaccino AstraZeneca. A Teggiano si è provveduto a completare le vaccinazioni sugli anziani di età superiore agli 80 anni e quindi si è avviata la fase di vaccinazione con l'Open Day appunto per quelli che hanno tra i 60 e i 79 anni, con ben 355 persone che hanno ricevuto la prima dose. Numeri importanti a Teggiano anche per la seconda dose per gli over 80. Intensa giornata di vaccinazione pure a Sassano, nel centro di Cagliazzano, con numeri simili, circa 370 per gli over 60. E inoltre è stato boom di vaccinazioni anche a Sala Conselina, con oltre 350 vaccinati. Ecco il punto sulla situazione con il consigliere delegato alla sanità, Bartolo Lettieri. Com'è andata? Allora, è andata benissimo, non c'è stato male nessuna persona. Di due cose sono fiero: dei vaccini che abbiamo fatto, 367 vaccini. Un altro dato devo darlo: le persone che sono venute di vari comuni limitrofi, persone fragili e oltre 80enni, e in più le persone sono comportate in maniera egregia, sia questi di Salla che quelli di Montesano e i comuni limitrofi. Veramente dopo una giornata insomma non stop, dalle 9:30 abbiamo iniziato a fare le prime vaccinazioni, gli ultimi erano finite alle ore 19. In molti quando uscivano facevano i complimenti a tutto il percorso, a come sono stati trattati, e l'attesa media prima di ognuno dall'ingresso fino all'uscita è stata più o meno di una mezz'oretta, calcolando il numero dei vaccinati però, In altre giornate attese un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Come bilancio finale in tutta la provincia di Salerno è stato ottimo il riscontro Open Day, Open Week, somministrate circa 20.000 vaccini in provincia, a Salerno circa 2.000. Bisogna però purtroppo registrare anche alcuni decessi legati al Covid. La 74esima vittima nel Vallo di Diano dall'inizio della pandemia è una 80enne di Montesano sulla Marcellana, deceduta nei giorni scorsi. Anche a Policastro si registra una vittima. Si tratta di un ex dipendente comunale di 68 anni. Secondo il fratello, consigliere di minoranza, sarebbe stato dimesso troppo presto dall'ospedale di Agropoli. Altro decesso nel Golfo, dove ha perso la vita un 73enne di Sapri, e il secondo decesso nella città della Spigolatrice.